Nemmeno tu ti aspettavi di giocare perché tutti in programma di formazione avevano annunciato Papini. Poi il tuo innesto è stato in pratica decisivo perché hai schienato la strada alla vittoria della Macedonia. Che emozione hai provato assieme al tuo primo gol di maglia rossonera avuto da San Francisco? È stata una bella emozione per il gol e per tutta la vittoria. Sono molto contento anche per la vittoria che abbiamo fatto. Una vittoria importante perché vi consente di mantenere testa al trasferire che per il momento non si ferma, ha vinto anche sul campo dell'Anzio, ce la metterete tutta fino alla fine per... Sì, noi settimana per settimana proviamo sempre a vincere ogni domenica dove andiamo. Faremo di tutto sperando che la fermi qualcuno e noi daremo sempre il massimo fino alla fine. Ecco, il gol di oggi è stato un po' un premio alla tua presenza in campo, alla tua attività, perché qui si dice che tutti si sono messi in posizione di mister, cioè sia centrocampista che difensore, oggi ha fatto pure questo. Beh, ti stai prendendo anche con il primo gol a San Francesco, che tutta la temporata. È una bella emozione, non me l'aspettavo neanche io, quindi è sempre un onore segnare in questo campo. A chi dai il tuo gol? Ai tifosi, alla mia famiglia e al gruppo. Io invece ho una osservazione da farti, ma avevi una scarpa di un colore e un altro di un altro? No, sembrava così dall'alto. Ma no, perché l'altra volta, la scorsa partita, ti ho notato che ti stavi riscaldando e dici il giocatore con le scarpe diverse era Navas. Invece no, quindi uguali, è solo un'illusione ottica. Sì, va bene. Va bene così? Non c'è altro? Grazie.